cosa stai facendo? Perché noi qua dietro al micone, noi di Strafactor siamo così avanti che le pulizie di Pasqua noi le facciamo a Natale. Però mi devi spiegare una cosa, scusa Gianni. Non è attaccata, perché stai facendo finta? Non va, no, quello non togliere, quello ci serve come punto. È fondamentale, no, è fondamentale. Parte Strafactor, la nuova puntata, rimanete lì, ciao! Quando abbiamo pensato al nuovo Strafactor, sapevamo che probabilmente era il miglior programma che avevate mai visto in televisione nella vostra vita. Le persone hanno un forte attaccamento a Strafactor, quindi l'idea di modificarlo andava affrontata seriamente. Non volevamo semplicemente una nuova versione di Strafactor, volevamo uno Strafactor decisamente migliore. Strafactor 5 è il risultato di questo approccio. L'abbiamo completamente riprogettato internamente e per la prima volta in assoluto abbiamo allargato le dimensioni dello schermo in widescreen, così potete vedere molto di più di Strafactor e in maniera più confortevole. Signore e signori, benvenuti a Strafactor. Buon divertimento. E inizia una grande nuova puntata di Strafactor! Allora, stasera lo dico già, una puntata speciale, perché guarda, sono veramente contenta e inquadriamo già i cantanti, perché stasera è come ritrovare dei vecchi amici, perché questa sera è la puntata dedicata a coloro che sono stati salvati da voi su Facebook. Stasera ci doveva essere anche Ilaria, ma purtroppo è ammalata, quindi stasera ci sono soltanto Alessandra, Settimio e Alessia. Stasera quindi già voi siete fortunati, perché già avete l'opportunità di cantare un'altra volta, quindi già in questo caso siete contenti? Settimio, è una faccia, si vede, è una gioia che è contagiosa, eh? Vuoi dire, vuoi aggiungere qualcosa? No, ringrazio tutti. Ringrazio tutti, hai fatto la mattina. Vabbè, dopo hai fatto la mattina, non lo capisci nessuno, ma lo capiremo dopo. Allora, la puntata di stasera è davvero speciale, innanzitutto è la puntata di Natale, giusto Gianni? Giusto Dibla, ciao ragazzi! Assolutamente, esatto. Sì! Scusa Gianni, ma è dato l'aspirapolvere, ma dovevi attaccare la spina, eh? Dovevo attaccare la spina, ma non c'era una spina vuota, perché le spine di Icaro TV erano tutte piene. Una l'hanno utilizzata per l'albero? Assolutamente sì, esatto. Una per l'albero che vedete qua di fianco a noi. Innanzitutto buon Natale a tutti quanti, voi che ci state seguendo su Icaro TV, ma anche quelli che ci stanno seguendo sullo stream. Scusa Dibla, non so se è la cataratta che mi sta avanzando oppure fuori non era fuoco, forse la cataratta. Voi ragazzi vedevate siamo no. Fuori fuoco, sì. anche un po' fuori forma forse. A quello sempre. Siamo sfocati leggermente. Siamo abbastanza sfocati, ma allora guarda, freddo fuori, allora si tengono un po' al caldo. Allora sfocati. Dibla, scusa, riprendo la linea. Allora, vogliamo ricordare quali sono i premi che vincono i nostri cantanti, perché abbiamo dei premi veramente prestigiosi. Partiamo dal premio offerto dal Merlin Digital Studio. Vai con lo spot. Eccolo qua. Allora, Settimio, Alessandra e Alessia, grazie al Merlin Digital Studio, la vostra voce sarà incisa in un CD. Pensate un po', proprio come i cantanti veri, andrete in uno studio di registrazione del nostro Antonio Patanè, dove inciderà la vostra voce con gli effetti che volete. Per esempio, Settimio, vuoi cantare come Ligabue? C'è l'effetto Ligabue, penso un po' che fortuna. Mentre il secondo premio è offerto dal Cantiere Musicale, cantieremusicale.it, perché avete sentito il saxofono? Era proprio quello del Cantiere Musicale, perché se con il Merlin Digital Studio incidete la voce, il Cantiere Musicale invece offre la possibilità di registrare un videoclip acustico. Ovvero andrete in uno studio televisivo, vi faremo un videoclip mentre canterete una canzone inedita, edita, insomma quello che preferite, e poi lo manderemo in diffusione. Vedete qua, questi sono alcuni dei cantanti seguiti e sostenuti dal cantieremusicale.it. Eccoli qua, questo Manuel. Se volete avere più informazioni basta andare sul sito cantieremusicale.it. Un applauso per i nostri sponsor e premi. Dopo passo la palla alla nostra giuria, perché stasera sono molto lusingato di avere tre giurati nuovissimi questa sera. Qualcuno viene direttamente dalla casa madre di Rimini, qualcuno invece lo conosciamo come sponsor. Allora passo la palla già alla nostra giuria. Giuria, ci siete? Ci siamo, ciao! Allora, ciao. Fatevi un applauso, ciao, Paolo, ciao ragazzi. Fatevi un applauso perché siete bellissimi.
Bravi. Bravi, bravi, bravi. Da soli. Allora, per la giuria questa sera abbiamo una sorpresa, perché allora, per chi segue Extra Factor sa che ogni cantante porta una scheda che viene letta dalla nostra redazione, e questa sera vogliamo conoscere la giuria nella stessa modalità in cui andiamo a conoscere i cantanti, ovvero tramite una scheda. Siete curiosi? Noi? Sì, sì, voi. Noi, sì, con entusiasmo. No, momento, Sì, sì, molto. Allora, non ci siamo ancora presentati. Esatto, voi non dite niente perché vi presentano la nostra redazione. Allora partiamo da Mario. Mario, chi è Mario? Allora Mario, allora è facile capire chi è Mario tra i tre innanzitutto. Meno male, e meno male. Per fortuna. Meno male per tutti. Allora, Dible Gianni, chi è Mario? Mario Olivi Di Mario, sceneggiatore e regista, con una piccola parentesi in radio. Da gennaio 2014 è associato alla Writers Guild Italia. Writers. Nel 2011 realizza il suo primo cortometraggio finalista di alcuni concorsi cinematografici nazionali ed internazionali, ottenendo il primo premio al festival Meglio Corti che Lunghi di Cesenatico. Tra l'altro è la stessa cosa che mi ha detto la mia ex. Nel 2012 adesso realizza... Allora, questi dettagli di vita privata si possono anche evitare, eh? Ragione, infatti sono single. Infatti c'è. Nel 2012 realizza lo spot Noi Siamo Croce Rossa Italiana. Nel 2013 è autore, regista e speaker per Onda Anomala, format radiofonico sulla New Wave italiana in onda su Radio Icaro, Rimini. Nel 2014 è nel gruppo di autori di Impazienti, la sitcom con Max Tortora ed Enrico Bertolino, trasmessa su Rai 2. Grazie, facciamo un gran applauso a Mario. Grazie. Siamo lusingatissimi di averti qua con noi. E poi invece Grazie. Al suo fianco chi è quella ragazza dal nome Lucia? Chi sarà? Chi sarà? Adesso te dei McIntyre. Ecco. Giornalista professionista, papà marchigiano e mamma romagnola. Scusa Gianni, scusa. Possiamo uscire un attimo dalla base? Gianni, scusa. Dimmi tutto, questi Fabio. Sono ospiti prestigiosi, non è che possiamo rovinarci. A me non mi interessa niente. Ok, vai con la scheda, vai pure, vai. Non vai a casa. Allora, lì le è cresciuta a Pain, Mutor e a Pecara Tavuglia. Secondo paese è in Valentino Rossi. Una persona qualunque, più o meno, sono quei nomi, quei personaggi che non si conoscono. Laureata in sociologia, lo dico in italiano perché questo non riesco a dirlo. In scienze della, scienze della comunicazione, indirizzo giornalismo e new media. E da design la vive e la lavora Reman. La network Icaro TV. Radio Icaro, userrimini.it, dove realizza Spitasset! Metti che qualche proposizione articolata nel mezzo, perché non si capisce niente. Allora ragazzi, i punti e le virgole le aggiungete voi dopo. Okay, okay. Dove realizza servizi, inchieste e reportage per il TG Radio e Scito. Conduce l'edizione serale di Telegiornale. Tanto anche Gianni è futuro giornalista, si sente anche proprio dalla edizione. Senti questa, Fabio, eh? Vai. Te 2010, la collaborare, Sarai News 24, per la produzione a 10 cortometraggi. Questi cortometraggi? 10 cortometraggi, lascia fare, te lo dico dopo. Attualmente collabora anche con il settimanale Mondadori Donna Moderna. Oh yes. Ecco chi è. Lucia, benvenuta. Grazie. Lucia, guarda, perdona quei cretini. No, una presentazione così, guarda, mai avuta, l'avrei dovuta registrare. Allora, scusa Lucia, quindi tu attualmente sei colei che legge il telegiornale, giusto? Sì, allora, sono il mezzo busto di Icaro TV. Allora, per esempio, stasera come avresti introdotto questa puntata? Sai che come quando c'è il Festival di Sanremo c'è sempre il collegamento col TG che lancia il festival. Stasera come avresti introdotto Extra Factor? Ah, domanda difficile. Dai, facci sentire come parla la vera conduttrice di TG. Allora, quindi facciamo finta che io abbia appena finito di dare le notizie del telegiornale, e quindi direi subito dopo questo telegiornale andrà in onda la puntata prenatalizia di Extra Factor 2014, quindi l'ultima puntata dell'anno, alle 21:15 su Icaro TV, canale 91, e vi divertirete, quindi seguitela. Brava. Bravo Lucia, guarda, neanche noi avevamo mai avuto un lancio così. grazie Lucia. Io seguirei Extra Factor solo per come l'ha presentato lei. Solo per quello. E invece l'ultima giurata è una nostra conoscenza, Elisabetta Ceccaroni, che però faccio subito lanciare dalla nostra redazione. Beh, che dire di Elisabetta, grande amica prima di tutto.
è una grandissima persona a livello sia umano che professionale, anche perché gli devo ancora 200 euro, quindi devo solo dirgli cose belle. Sì. Elisabetta collabora con noi da tanto tempo, ma soprattutto è il nostro sponsor, per cui li vogliamo bene dell'anima, ma tantissimo. Vieni qua, ti abbracciamo poi, molto molto volentieri. E poi Dibla, devo dire una cosa, lei stasera alle 5:30 era già qui che dava l'aspirapolvere. Esatto. E l'ha aspirato in questo. Ha fatto tutto il lavoro sporco, diciamo. Elisabetta, grazie stasera di essere con noi. Allora, Elisabetta, grazie, quindi il nostro sponsor di Ceccaroni Strumenti Musicali, ma non soltanto, è anche una grande musicista, un'esperta di musica, quindi stasera è qui con noi nella veste di giurata. Sei un po' emozionata? Molto emozionata. Perché solitamente sono dietro la telecamera, invece questo sto giro sono davanti. Ma guarda, noi siamo felicissimi di averti qua con noi. Direi che ci siamo, abbiamo detto tutto quanto. Allora, questi sono i giurati che andranno a decretare uno dei due cantanti che passerà il turno, mentre l'altro cantante sarà scelto da casa grazie agli SMS. Come? Mandando un SMS al 334-3922-995. Come? Allora, è molto semplice. Basta digitare il codice abbinato ad ogni singola cantante, codice che andremo a dire subito. Vi ricordo che ai fini della votazione, da un SMS, da un messaggio, vale soltanto un voto, okay? Quindi c'è gente che si spende 50 euro in voti, invece ne conteremo soltanto uno. Allora, andiamo subito a conoscere i cantanti, andiamo in fila, così come sarà poi la loro ordine di esibizione. Inizia Alessandra Camagni, un applauso Alessandra. E poi, quindi, codice 1, Settimio Rizzo, codice 2, e Alessia Mazzoni, codice 3. Ok, direi che ci siamo. 3, 2, 1, via lo stravoto. Ecco, questa botta dal via al... Ecco, già Arianna ha già mandato il primo SMS. Oh, basta, queste botte. Hai inviato il secondo. Stasera è la puntata di Natale, botte come se piovesse. Ci siamo. Vai con la scheda del primo cantante. Redazione. Strafactor. Allora, Alessandra, vediamo se è cambiato qualche cosa rispetto all'altra volta. Allora, vai Gianni. Innanzitutto salutiamo ancora Matteo Signani, che è stato ospite da noi la puntata precedente. È vero, esatto, è vero, è vero. Voglio ricordare che adesso l'unica volta che manco io portate un campione europeo dei pesi, però anch'io ho una cintura, la voglio far vedere, è qua. Ve la faccio vedere che anch'io sono campione europeo di... Pacche. Guarda, si vede. Dai, sei un cretino, Dibla. European sono Champions of Patacated. Patacated? Patacated, lascia fare. Vai, allora, visto che sei un Patacated, dici qualcosa a proposito di Alessandra. Ciao Alessandra. Buonasera. Mi chiamo Alessandra, ho 38 anni, sono una... Ops, scusa. In autogrill. No, è operatore. Qualcosa. Ho scritto io, ma non riesco più a leggere quello che ho scritto. Ha scritto Zanni, che gli aveva chiesto prima. Ricordo... Ops. Pluri... C'è il detto che chi non sa leggere la propria scrittura è un asino addirittura, capito? In autogrill. Sono sposata da 20 anni e ho due figli, Manuel di 21 e Martina di 14, che saranno già a letto, ragazzi, sono andati a letto presto sicuramente, che sono giovanissimi. Abito in un piccolo paesino che si chiama Rullato, frazione di San Patrignano. Abbiamo una scusa Sam, abbiamo una musica un po' rock per questa scheda? Un po' così, per dare un po' di tono? Dibla, cos'è sto faccino questa sera? È un faccino triste, cos'è successo? No, sai che l'albero di Natale, Zanni che mi scrive male, no, le cose, lo mi lo sai cos'è? Che non ha ricevuto ancora un regalo di Natale, ecco. Per forza, cos'è. Ancora non e è allora arrivato Natale. È triste, capito? Triste, triste. Ma andiamo avanti con la nostra Alessandra. Cantare è un'emozione che ho dentro fin da piccola. Mi travolge in un modo tutto mio. Studio canto da 2 anni circa presso la scuola di musica di Montepetra. Yeah. Ciao. Salutiamo tutti gli amici di Montepetra. Yeah. E allora un grande applauso per Alessandra. Buonasera Alessandra. Allora, tu c'eri martedì scorso. Sì, infatti mi sembra che non sia passata neanche una settimana. Ci siamo sempre visti. Allora, dai, raccontaci qualche cosa. Cosa è successo durante questa settimana? È stata la settimana dei voti su Facebook. Come ti sei promossa? Ho fatto un po' di pubblicità con le mie colleghe, con i miei amici di Facebook. Perché la fotografia dove si poteva votare ha raggiunto migliaia di contatti. Abbiamo qua le nostre statistiche, più di 5.000 contatti, pensa un po'. Siete stati bravi, quindi una soddisfazione grande per Strafactor. E le tue amiche cosa hanno detto in particolare? Ti avevano visto l'altra volta? No, perché il nostro problema è che Radio Icaro non arriva nella mia zona.
C'è il triangolo delle Bermuda? Sì, tipo. Sai che però ti possono guardare su internet, sì, ecco, perché se non riuscite a vederci in TV, basta andare su rubicone.tv. Ho avvisato tutti stavolta. E cosa hanno detto le tue amiche della trasmissione? Allora ricordati che chiaramente quello che direi in questo momento potrebbe essere significativo. No, sono contenta, sono contenta per me. Via. Un applauso per Alessandra, brava, belle parole. Allora Alessandra, stasera cosa ci canti? È come se non fosse stato amore di Laura Pausini. Ah, e a chi vuoi dedicarla? L'altra volta l'avevamo dedicata al marito. E invece stasera? Non so. Non so, nessuno? No, va là. A nessuno, a noi, due patate. Poi mi potresti togliere una curiosità: è vero che Rullato confina con filtro e cartina? Questa è vera, guarda, questa è veramente brutta. Bene. Guarda, grazie. Dibla si è squalificato. Allora, scusa, ripetimi la canzone che me la sono già scordato. Come che non fosse amore di Laura Pausini. Ok, benissimo. Allora, puoi andare nello studio 6 dove c'è proprio la Pausini che ti aspetta, ok? Allora, se volete votare Alessandra, basta digitare il codice 1-334-3922-995. Ci sono già i nostri cantanti che si stanno mandando messaggi da solo. Settima, tu che ho visto che hai votato, perché hai votato? Per Settimo, bravo, 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 bravo. Allora mi sembra che ci siamo, dallo studio mi fanno segno, ok? Allora giudici, state pronti perché adesso è arrivato anche il vostro momento, quindi ascoltare i nostri cantanti. Allora Alessandra Camagni con questa canzone di Laura Pausini. Oggi che comincio senza te, e tu hai l'aria assente, quasi come se io fossi trasparente, e vorrei fuggire via e nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui. Viverò adesso ancora come non lo so, il tempo qualche volta può aiutare a sentirsi meno male, a poter dimenticare, ma adesso è troppo presto e resto immobile qui. Vorrei fuggire via, vorrei nascondermi, ma resto ancora così, senza parlare, senza dirti. Non te ne andare, non mi lasciare, tra queste
stato mai amore. Come se non fosse stato amore. Alessandra Camagni, un applauso. Oh, un applauso, ragazzi. Sul team stasera si è un po' scarico. Alessandra, allora, ecco, guarda, qua. Sei stata bravissima. Allora, qua, è arrivato un messaggio da parte proprio di Laura Posini. Magari. Che dice: come se non fosse mai stato amore. Bene. Allora, così, parole a caso. Ma adesso è arrivato il momento di sentire invece la voce della nostra giuria, ok? Allora, partiamo da lui, l'uomo più barbuto, Mario. Anche perché è l'unico. Allora, scusa Mario, allora voi che siete nuovi, vi spiego anche questa cosa. E prima di ogni giudizio c'è la botta. La botta che vi vado subito a far sentire. Ecco, questa qui. Prima non si può dire niente. Ok. Mario! Ecco, adesso puoi. Allora, la canzone era a mio parere era tosta, quindi secondo me è stata brava. Qualche stonatura forse nelle parti più alte, però insomma nel complesso a me è piaciuta. Grazie Mario. Scorriamo a Lucia. Eccomi, ciao Alessandra, ciao. Innanzitutto, ciao, eri un po' emozionata? Tanto, si è sentito soprattutto nella prima parte della tua interpretazione, bene quando la canzone diciamo si placa, invece sulle parti alte mi sembra che perdi un pochino il controllo, però comunque è meglio la seconda parte della prima, comunque hai una bella voce. Grazie Lucia, precisa, e Elisabetta. Ciao Alessandra. Ciao. Allora, anch'io sommariamente dirò un giudizio positivo, anche se ritengo che questa canzone sia un pochino troppo difficile, nel senso che l'estensione è abbastanza ampia, per cui ti trovo abbastanza pulita nella parte un pochino più bassa e talvolta un pochino stonata nella parte alta, come comunque hanno detto anche i miei colleghi. E, la voce la trovo un poco potente, nel senso che lavorerei un pochino sulla respirazione. Non so che tipo di percorso tu abbia fatto, comunque, ecco. Sommariamente, comunque, un giudizio positivo. Ok, grazie. Grazie, Betta. Allora, Alessandra, perché noi abbiamo sentito il commento della giuria, ma tu come ti sei sentita? Un po' come loro, però devo dire che di solito io arrivo meglio nelle note alte che in quelle basse, solo che oggi sono un pochettino un po' bassa di voce. Infatti, c'è questo tempo che ci ha fregato. E poi guarda, comunque fatevi un applauso, perché comunque non è facile venire qua a cantare davanti a una telecamera. Fatemi un applauso perché ve lo meritate davvero tanto. Soprattutto Fabio, davanti a me Zanni, perché voglio dire, i cantanti si vedono proprio in faccia a me e lui, per cui destabilizziamo tantissimo. Assolutamente. Lo posso immaginare. Ci sono dei messaggi per Alessandra? Tanti messaggi per Alessandra, uno non sono firmati purtroppo. Gianni, scusa, puoi fissare meno la telecamera perché buchi troppo lo schermo? C'è un messaggio con scritto vai Ale, e poi un altro: Alessandro, siamo tutti con te, vai Marco. Questo si è firmato, bravissimo. Poi questo è Marco della Pausini. Marco se n'è andato, esatto, lui. Esatto, si è ripetuto in questo messaggio. Poi c'è un altro con scritto: com'è sexy il birro di Romagna con quel cappellino. Ehi. E poi un altro messaggio dalle Felloni, che da Gino di Pablet, che dice: mamma mia che nebbia qui è. Esatto, perché è bene dare anche queste informazioni per chi si fosse messo in strada adesso. Per voi che ci state seguendo, continuate a scriverci non soltanto all'SMS, ma anche sulla nostra pagina Facebook, Strafactor-Radio Icaro Rubicone. Mettete un bel mi piace, scrivete in bacheca messaggi sotto le foto che il nostro Lovacco sta facendo, che ha fatto. E facestelo! Grazie ragazzi. Allora, Alessandra Camagni, cantante col codice numero 1. Bravissima! Un applauso per te. Noi andiamo avanti, la grandissima, chiaramente dopo aver ascoltato e conosciuto il concorrente numero 1, chi ci sarà? Il concorrente numero 2, scheda! Strafactor! Ti abbiamo fregato, Settimio, perché abbiamo fatto vedere il backstage, quando il cantante scende dallo sgabello. Si tira Vabbè. Dai Settimio, sei il solito, non dire niente perché parlerà per te la nostra redazione! Settimio, che base mettiamo per Settimio? Settimio, che base vuoi per la tua presentazione? Spinta, puoi scegliere. Spinta, una base spinta, l'abbiamo? Questa è abbastanza spinta? Senti, ehi. Mi sa che hanno solo questa stasera. Spinta o cioè, no? Potevi dire qualsiasi altro aggettivo che c'era solo questa.
Allora, mi toccherà leggere questa frase in modo spinto. In modo spinto. Mi chiamo Settimio. Settimio Risto. Mi chiamo Settimio Risto. Ho 24 anni compiuti nel frattempo. Perché no, spiego la parentesi, perché l'altra volta quando mi ha fatto la scheda cantante di Settimio aveva 24 anni ancora da compiere, nel frattempo li ha compiuti, quindi tanti auguri, tante care cose. È vero, è vero. Quando l'hai compiuto di Settimio? 13 novembre, sono già bristolato. Ehi, adesso no, cioè, dal 13 novembre hai avuto un decadimento così improvviso. Ci sono prima io come bristolato. Hai ragione, di vero. Andate avanti, andate avanti. E poi qua la scheda è sempre uguale a quella dell'altra volta, cioè un minimo di... cioè... Sono un infermiere cantante o un cantante infermiere? Questo ancora non l'ha deciso, dalla puntata scorsa non ho ancora deciso. No, però va avanti, cantante. Con punture okay. di note. Sta di fatto che per me cantare è necessario, ogni momento è buono per cantare. Ogni in qualunque momento, posto. Perché sei un infermiere, ogni momento. Ogni momento, bravo. Un'altra mia passione è il calcio, ci gioco da 17 anni. Calcio a 11, calcio a 5 ed ora calcio a 7. Insieme ai miei amici abbiamo creato una squadra di lui, i calciotti. Di lui non si può dire, uno che si chiama Settimio, che è di 7, calcio di 7 anni, prima 11, poi 5, ora 7, uno che dai no, numeri ma di la cosa, la cosa grave è che lui non sa di essere o un infermiere o un cantante. Questa è grave, sta cosa qua. E io farei in modo che i giudici la sottolineassero sta però cosa. Però lui canta le risette, penso un po' quando sa anche magari nel frattempo che canta c'è mai una croce rossa. Gianni, scusami, una curiosità, ma perché stasera fai quegli occhi strizzati? Cioè cerchi di bucare lo schermo o è la cataratta? No, in realtà è la coppia senese di Gianni. Okay. Gianni non è potuto venire stasera, abbiamo preso Gianni Bloccoli. E Made in Sai. Gianni Bloccoli. Gianni Bloccoli. E allora, senti Maurizio, è qua con noi. Mi sono anche staccato le cuffie per te, guarda, ricordo di attaccare. Grazie. Ecco, sono ritornato. È sparito Fabio. Allora, Settimio, sei pronto? Sì, sì. Allora, innanzitutto c'è Arianna qua, la tua fidanzata, che mi ha detto che devo fare un saluto. Devo salutare Sabrina. Ciao, Sabrina. Ecco, lei è Arianna. Sabrina non sa... io ho fatto il saluto nell'etere, benissimo. Ciao, allora, Sabrina, anche da parte mia a questo punto. Allora, ciao Sabrina, salutiamo tutti. Prima di iniziare la puntata, Settimio mi ha raccontato una cosa abbastanza curiosa. Una canzone, una cosa che sì, è iniziata 2 anni fa. Allora, Settimio, l'anno scorso, quando è venuto qui a cantare, non c'era nessuno che da casa lo stava guardando perché i suoi amici avevano la finale di Coppa Italia, giusto? Sì, più o meno. Bene, la scorsa puntata invece non c'era nessuno che era lì per lui davanti alla televisione perché i suoi amici avevano una partita importante, giusto? Sì, esatto, per la salvezza. Per la salvezza. Stasera Settimio è stato ripescato e tutti i suoi amici stasera dove sono? A cena di Natale totale, che non la facciamo da tipo una decina di anni, così tanta gente, e io non ci sono. Cioè, scusa, allora aspetta. Ecco, tutta, ragazzi. Cioè, scusa Settimio, cioè voi non facevate questa... cioè 10 anni che non organizzavate una cena e proprio stasera? Sì. Così in tanti, sì, veramente. Tu pensa, Fabio, che hanno ritrovato anche un suo cugino che era in Argentina disperso, l'hanno riportato proprio... proprio stasera, per stasera. Non vedeva da tantissimo tempo e invece la carambata non è riuscita, mi spiace. Ma riprendiamo vigore con... cambiamo tono. Settimio Rizzo! Grazie. Grande Settimio. Allora stasera, guarda, parliamo per assurdo. Allora stasera ci sono tanti amici che ti stanno guardando da casa. Sì. Sei il volto più richiesto della televisione italiana. Stasera cosa canti? Stasera canto Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. What? Dove messi fulmini? La colonna sonora di Armageddon. Ah, ok, più facile. Quindi nel titolo, scusa, diciamolo bene. Don't wanna miss a thing. Anche se era Zecchetti on the table, era meglio, eh. Ok, e chi vuoi dedicare questa canzone? Ma no, a nessuno. Perché io non ho figli. Non ho figli. Cosa c'entra? Lui l'ha dedicata. Vabbè, c'è Arianna qui, dedica la mia ad Arianna. No. A Liz Taylor. Liz Taylor. Chi? Steven Tyler. Liz. Niente, nomi a caso. Liv Tyler. Anche te, se lo dicevo prima, sei come mio nonno che prima di dire il mio nome dice quello di tutti i nipoti. Lei non è Liz Taylor e neanche Liz Taylor. Lei è Arianna. Liz Taylor. Guarda, Settimio, vai a cantare che è meglio. Settimio, oltre che dare i numeri, dà anche nomi a caso. È bellissima sta cosa. Tra l'altro, Armageddon, il significato di Armageddon, qual è? Tu lo sai. L'apocalisse. E vedi, guarda, lui chiede conferma ad Arianna, un po' come se fosse l'eredità e un po' come se chiedesse anche l'aiuto da casa. Allora, Settimio, puoi andare nello studio 6. Grazie. Dove c'è un missile che ti sparerà nello spazio per fermare un asteroide. Arianna, è il vostro film preferito, Armageddon? No, guarda, Arianna, vieni qua vicino a me, così puoi fare proprio tu il... Scusa, non mi si vede. Allora, guarda, Arianna, siccome non possiamo andare, Maometto non può andare alla montagna, facciamo che la montagna vada a Maometto. Vengo giù anch'io.
Allora guarda Arianna, eccoci qua, eccoci qua. Allora Arianna, puoi guardare la telecamera 48. Allora Arianna, facciamo un appello affinché votino Settimio. Vai. Votate Settimio. Concisa. Mi aspettavo qualche altra parola, ma va bene così. Un rapporto così, fatto di essenzialità. Settimio Rizzo. Could stay away, just to hear your breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you fight away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sea that you will never turn, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, yeah. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweet of you will never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. And I just wanna hold you close. Feel your heart so close to mine. And just say in this moment, for all the rest of time. Yeah, 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 yeah. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of them, the sweet I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, and I don't wanna miss a thing. Settimio Rizzo! Brava, brava, brava Settimio. C'era qui Arianna che già si stava sparando nello spazio. Allora, Settimio, com'è andata? Com'è andata Settimio? Abbastanza bene, dai, meglio, meglio. Il volo? Com'è andato? Il volo, sono arrivato... Siete riusciti a trivellarmi... Siamo riusciti a salvare la Terra. Siete riusciti a trivellarmi questo asteroide? Esatto. Allora, guarda, comunque sono andato a cercare su Wikipedia, si chiama Liv Tyler. Liv Tyler. Liv Tyler. E sai come si chiama il regista? Michael Bay. Spirito, eh? Adesso sto cercando di addossare le colpe alla fidanzata. Devi sapere, Mari... dice, scusa, volevi dire? Devi sapere che Arianna è detta anche Aripedia, perché... perché sa tutto? Esatto. È vero? Ma lo scopriremo dopo. Ma adesso vediamo se invece la nostra giuria è altrettanto forbita. E allora partiamo da Mario.
Ciao. Ma cosa? Mi fate gli scherzi? Mi fate gli scherzi? Mi sono messa la parrucca. Sono... Guarda, devo dire che però in effetti sei molto meglio di Mario. Ah, grazie. Allora, Elisabetta Ceccaroni. Ciao, Settimio. Ciao. Allora, secondo me questa canzone non è proprio la tua. Diciamo che questa sera, o forse magari stasera sei stato un pochino sfortunato, nel senso che abbiamo avuto qualche momento di dove l'intonazione ha lasciato un pochino a desiderare. Non sei venuto fuori, secondo me, come potresti venire fuori. Non so, questo è un mio parere personalissimo, ovviamente, e in riferimento alla canzone che ho appena sentito. E secondo me non ti esalta particolarmente, cioè non ti fa venire fuori come forse potresti... Non ti potenzia, ecco, non ti potenzia. Grazie, Elisabetta. Allora, vediamo. Allora, Lucia è sempre nel mezzo, quindi non mi posso sbagliare. Lucia. Comunque sono io. Ciao, Settimio. Ciao. Ciao. Allora, sono d'accordo con quello che ha detto Elisabetta per quanto riguarda la canzone, perché nel momento di massima tensione diciamo che ti sei perso un po', invece molto bene la chiusura, mi è piaciuta molto, perché tu comunque hai una bella voce, hai una potenzialità, insomma, questo è evidente, e molto bene secondo me anche dal punto di vista interpretativo e della gestualità, perché hai una bella presenza scenica. Quindi per questo complimenti. Grazie. Lucia, non c'entra niente, ti piace il film Armageddon? Sì, mi piace, sì. Benissimo, grazie, ci tenevamo a saperlo. Benissimo. Mario! Basta così? Basta così, basta così. Ciao, Settimio. Mario, no, Mario, devi aspettare la botta. Ah. Ecco, adesso sì. Ciao, Settimio. Ciao. Vedi, partono anche basi così. No, io sono d'accordo con le due mie colleghe. Praticamente ho sentito poco l'inglese, nel senso che secondo me la scelta non è stata azzeccata, insomma, non ho sentito la giusta pronuncia, proprio, cioè, come a livello proprio di canzone, insomma. E mentre invece come presenza scenica molto molto bene, direi, e anche la chiusura mi è piaciuta molto. Grazie. Insomma, dai, hai fatto bene a non andare a mangiare con gli amici. Sì. Scusa Mario, tu che sei uno sceneggiatore, ti piace Armageddon? No. Bene, grazie. Prego. Stasera è la... Tutto positivo stasera, eh? Sì, Fabio, stasera Fabio. È la serata dei termini concisi. Dimmi, Gianni. Allora, non è arrivato neanche un messaggio per Settimio perché sono tutti al ristorante. No, ma... in realtà non è vero, ne sono arrivati tantissimi. Ve li vado anche a leggere, se questo computer mi dà una mano. Forza Settimio, PS Fabio, sei un gran figo, bye Sabrina. Ah, perché... La stessa Sabrina che per stasera ne è quella che ha salutato prima. Ha detto, Arianna, si è visto il tuo talento per l'intrattenimento. E poi c'è scritto anche: ho chiamato alle 21:50. Chi? Ha chiamato ovviamente cantante. Ho chiamato è un messaggio che è arrivato. Ricordiamo che al 334-39-22-995 è solo sms, non potete chiamarci. E... anche perché non c'è nessuno che risponde. Sì, ho lasciato un messaggio in segreteria alle 21:49 anche. Poi ne arrivano altri. Ah, ecco. Questo è un altro che non è per Settimio, ma bensì è per Mario, e dice: per il giudice Mario, se sei tu lo strafactor di questa sera, I love you. Se la ride, secondo me è lui, secondo me è lui. Se l'ha automandato da solo. E allora un grazie a Settimio Rizzo, concorrente grazie. Numero 2. Settimio, vuoi aggiungere qualcosa? No, cosa volevo dire? No, ciao, no. No, dai. No, tranquillo, fai come se fosse casa tua. No, tranquillo. Voglio dire una cosa tecnica. Sì. Vai, certo, certo. Il fatto è questo: cioè, se io mi sento non essendo professionista, se mi sento bene, riesco. Tipo la chiusura era perché si era passata e quindi mi sentivo da Dio e veniva. Mi è venuto molto più facile. È tutto qua, capito? No, ma... Comunque, grazie mille. Grazie. Fai bene a dire quello che ti. Come ti sei sentito? Perché grazie. È importante. Scusa, Fabio, scusa, dimmi, una cosa al volo. Un altro. Ci hanno scritto qua sulla nostra pagina di Strafactor. Sulla tua foto, la nostra amica Marcella ha scritto: e ora che ti tagli i capelli. Grazie, grazie. Sono cose importanti ai fini di una trasmissione, esatto. Soprattutto canora. Ma io volevo andare invece a ricordare quelli che sono i secondi premi, cioè quelli che noi chiamiamo i premi platea, ovvero lo facciamo dire direttamente dal nostro giudice. E allora Eli, attacca il microfono, perché Elisabetta, qual è il secondo premio di Strafactor? Ceccaroni strumenti musicali! Esatto. Eli, dicelo tu live, dai, dico sempre delle boiate.
un buono dico da spendere, io dico io dici tu un buono da spendere presso il negozio di strumenti musicali Ceccaroni a Cesena. Esatto, potete prendere un piatto per la batteria oppure un rullante oppure una chitarra. Vuoi suonare il basso? C'è anche il basso in viale Gaspare Finali a Cesena. Su Facebook trovi tutte le informazioni e anche il volevo dire anche il serpente che suona il flauto ma è sparito. Ma non solo Ceccaroni strumenti musicali è uno dei premi, abbiamo anche la possibilità di far soggiornare i nostri cantanti in un bed and breakfast in Italia grazie al crocevia dei viaggi. Eccolo qua, allora lo chiedo sempre, Alessio, dove ti piacerebbe andare in vacanza? Dove vuoi andare? Tu sei team, dove vuoi andare? A San Marino, in Irlanda. In Irlanda, allora guarda, al crocevia dei viaggi ci sono sicuramente le offerte per andare in Irlanda. Tu invece, Alessandro, dove vuoi andare? In Grecia, guarda, allora basta stasera quando uscite di qui chiamate il crocevia dei viaggi oppure andate sul sito www.crocevia.com a Cattolica, troverete tutte le offerte per i vostri viaggi dei sogni, un applauso! E noi andiamo avanti invece di gran carriera con quello che è il concorrente numero 3, vai! Strafactor. Abbiamo qua con noi... Non lo dico. Vai in redazione! Abbiamo Alessa. Cioè, scusa Gianni, è due ore che ti... tutta questa polverina di questo berretto cinese negli occhi. Scusa Gianni, è due ore che è il foglio con le presentazioni. Allora, cioè, preparati. Sì, ma amo, è un conto leggere. È un conto non saperlo. Allora Gianni, scusa, siccome l'ho chiesto a tutti i cantanti... Sono per la seconda, non lo so. No, dicevo, siccome l'ho chiesto a tutti i cantanti, lo chiedo anche ad Alessia. Alessia, per la tua presentazione che base vorresti? Stasera come ti senti? Romantica? Romantica. Allora Samuele, una base romantica per la nostra Alessia. Tra l'altro Alessia Mazzoni è stata incolonnata sull'autostrada per venire qua due ore perché si era ribaltato un camion. E nel frattempo ha provato, cioè, questi annunci con questo sottofondo musicale ci sta andando via stasera, ma lei è di Lugo, quindi è del cuore della Romagna, io la leggerò in dialetto romagnolo. In Tlaveita ha una studentessa universitaria presso la facoltà di ingegneria edile a Ravenna. Scusa Dibla, non si sente il tuo microfono? Non si sente. Gianni, vai pure avanti, non si sente Dibla? Fate qualcosa. Non si sente Dibla? No. L'hai spento. È quello che non lo sentivate. Cioè, dei professionisti. Stasera è un po' spento Dibla. Dibla, cosa è successo stasera, Dibla? Che è quel faccino? Cosa è successo? Si vede che. Niente. Allora, facciamo un esperimento. Mentre Gianni legge, tu fai il mimo. Allora, in Tlaveita sono studentessa universitaria presso la facoltà di ingegneria edile ad Ravenna. Ma siccome che le delizie vi hanno una gran crisi. Che cretini, guardali. Approva anche a cantè. La passione per la musica, Fabio, è sempre stata una massa forte. Scusa, c'è scritto proprio Fabio? A Canda di Versan e a So, la seconda volta, a qua, a là, a ciotte ciora, a Strafactor. Pensa te. Adesso ci sono il microfono che abbiamo finito. Volevo ringraziare i nostri amici che hanno prontamente cambiato le batterie al microfono. Grazie. I nostri tecnici che sono sempre pronti e fissenti anche con la di davanti. Abbiamo dovuto togliere le batterie all'albero di Natale. E infatti si è spento. È quello, capito? Cioè non abbiamo le batterie o per l'albero. Mamma mia, che cosa triste. Grazie, rientriamo in studio e abbiamo qui con noi Alessia Mazzoni. Alessia, bentornata. Grazie. Anche tu come Alessandra eri la scorsa puntata. Quindi, cioè, come se fosse. Cioè, dormite qui in settimana oppure. No, sono tornata alla base. Sei tornata alla base. Stasera con te c'è sempre Laura, la tua manager. Allora, così come abbiamo chiesto anche Alessandra, cioè, tu sei su Facebook e ti hanno votato in tantissimi. Cioè, il tuo ripescaggio, il tuo salvataggio è stato qualcosa di clamoroso, una marea di voti. Ma, cioè, spiegaci il segreto, cosa hai fatto? Sei andato in giro con i cartelli pubblicitari, come hai fatto? E soprattutto presentami qualche amica, per dire, così. Lascia fare. Già, scusa, allora, lo sai Dib, che in servizio non si possono fare queste cose. Dicevi, Alessia, come hai fatto a promuoverti? Un po' tra i miei amici, madre, padre, amici di amici, così. E stasera vuoi cosa ci canti? Sera Help dei Beatles. What? Help? Aiuto. Help?
l'altro uno, i Beatles sono uno dei gruppi preferiti di Mario, giusto? Allora, e a chi vuoi dedicare questa canzone? L'altra volta l'avevamo dedicata a questo fantomatico fidanzato che poi non abbiamo capito se c'è o non c'è. C'è? Non si sa. Non si sa. Stasera vogliamo ancora dedicarla a lui? No, la dedico alla Laura. Alla Laura. Allora, abbiamo una base adatta per un'amica? Cioè, questa che base è? Sparita. Questa è un'amica... Cioè, abbiamo una base, Rubicone... una base natalizia, la base l'abbiamo, Sam, una base natalizia? Ce l'abbiamo, dai, una base natalizia per la nostra Alessia. Sei pronta? Sì. Hai comprato, hai fatto i regali di Natale? È tutto a posto? Quasi. Cos'hai regalato il tuo moroso? Non so. Cos'è? Cos'è sta roba? È partita così. Cioè, stagine. Avevo chiesto una base natalizia, non il regno del tamarro. Cos'è? Il hey! Cosa? Abbassami un po' stare. Hey Alessia, ciao! Allora, a chi vuoi dedicare questa canzone che canti questa sera? Dai! Alla Laura! Alla Laura! Su, sulle mani per questa canzone che balleremo tutti insieme per il Capodanno 2015! Ok Alessia, guarda Settimio, Settimio, se ballo sul cubo il cuore ti rubo! Ok, stacca la base. Staccata anche Fabio così. Allora ritorniamo ad Alessia e prendiamo di nuovo un tono un po' più morigerato. Allora Alessia, stasera in quanti ti stanno guardando da Lugo? Spero tutte le mie amiche. Tutte minimo. Le tue amiche, vogliamo sapere tutti i nomi perché Dibla sappiamo che è alla ricerca. Assolutamente sì, già è arrivato un messaggio. Comunque se sì. Posso, vai Alessia, vai Zucco e Dream mia vita. Alessia, con una base così non puoi che vincere. Sì. E la Super Classifica Show, cioè Alessia! Scusa, vai Alessia con una base così, non l'ho ancora sentita. Quella truzza, scusa. Quella di... Vabbè, ma... Ah, ok, ok. Quella che abbiamo sentito allora, prima. Allora Alessia, puoi andare di là dove ci sono proprio i Beatles che ti aspettano? Proprio, c'è anche proprio Paul McCartney. Ok, allora puoi andare nello studio 6 o 7, puoi scegliere la prima porta aperta che trovi, lo studio giusto. Allora ricordiamo che se volete votare Alessia basta digitare il codice 3 al 334-3922-995. Vedo qua i cantanti e anche i loro fans intenti a mandare sms. Arianna, che è la fidanzata di Settimio, non ha fatto altro che mandare messaggi per Alessandra Camagni. Quindi hai fatto bene, d'altronde c'è... Cioè, è fatto benissimo, i nostri giudici sono pronti, sono carichi a bestia e invece è altrettanto pronta Alessia Mazzoni, vai! I never need anybody helping anyway. But now these days are gone, I'm not so selfish on. Now if I train my mind and open up the door, tell me if you can, I'm feeling hell. When I do appreciate your pain and wrath, help me get my faith back on the ground. One, two, changing oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I trained like I never done before. Help me if you can, I'm feeling now. When I do appreciate your being around, help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? When I was younger, so much younger than today, I never need anybody helping anyway. But now these days are gone, I'm not so selfish on. And now I find train my mind and open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. When I do appreciate your being around, help me get my faith back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Sia Mazzoni!
guarda là i nostri rocker. Eccoli qua, aspettiamola qui in studio. Intanto che arriva, c'è un messaggio. Perché sono collegato qua sulla nostra pagina di Facebook. C'è il nostro Marco Ielpo. Lo conoscete Marco Ciao Ielpo? Ciao Marco. Il nostro assistente regista che scrive un commento alla giuria. Un caro saluto a voi la giuria. Vi sto seguendo in streaming. Bacio Marco. Dalla Svizzera. Ma invece abbiamo qua con noi Alessia. Alessia. Adesso puoi rilassarti, hai già fatto tutto quanto? Sì, ho già fatto la fila, ho cantato. Hai già fatto la fila in autostrada per venire qua, vai tranquilla. Com'è andata? Ma benino, insomma. Guarda, è arrivato anche un messaggio da parte di Paul McCartney che dice... If you can't, well, you can open the window. Ok, grazie. Tonight into the night. Allora, se non sbaglio, lo dico senza guardare la giuria, parte Mario. Bravo. Grazie. Mario, vai con la botta. Ciao Alessia. Ciao. Ciao Mario. Ciao. Allora, beh, direi bene, ha un timbro di voce particolare, a me è piaciuto e mi sembra, insomma, che sia andata bene, non ho sentito stonature, non ho sentito grandi errori, quindi direi bene. Grazie mille. Prego. Grazie Mario, e adesso passiamo al volto telegiornalistico più famoso di Rimini, Lucia. Sì, eccomi. Ti è piaciuto come lancio? Tantissimo. Mi sono piaciuti tutti i lanci che mi avete fatto stasera, devo dire la verità. L'ultimo sarà il più bello. Esatto, dalla finestra, quello dalla finestra sarà il migliore. Ciao Alessia da Lugo. Ciao. Allora, mi sei piaciuta perché hai dato un'interpretazione di Help molto personale e quindi ci hai messo del tuo, perciò non c'è stato quell'effetto karaoke che a volte risulta anche un po' noioso. E invece eri tu. E volevo chiederti, siccome ho visto anche la puntata scorsa, che ne dica Fabio, perché io guardo Strafactor. Ah, grazie Lucia. L'altra volta ti sei esibito in una canzone di Giusy Ferreri, esatto, se non sbaglio, sì. Giusto? E come mai sei passata da Giusy Ferreri ai Beatles? Perché sono due brani che sostanzialmente sento miei. Poi ho detto Ciao amore ciao, era un pezzo che insomma mi piaceva, italiano, grande classico. Questo è un altro che ho avuto modo di studiare ultimamente e devo dire che mi trovo a mio agio, mi piace. Ecco. Bene, perfetto, mi sei piaciuta. Grazie mille. Grazie Lucia, e rimane lei, Elisabetta Ceccaroni. Ciao Alessia. Ciao. Sei piaciuta molto anche a me, devo dire, mi sei piaciuta per la presenza scenica e trovo che la tua voce sia, almeno in questa canzone, pulita ed intonata. Io però non ti ho sentito altre volte, però sto parlando di questa sera ovviamente. Molto brava per la scelta della base. La scelta della base è fondamentale secondo me, perché vi può aiutare tanto, e questa è stata una scelta azzeccata. Grazie mille. Brava. Grazie Elisabetta, e facciamo un grande applauso ad Alessia Mazzoni. Brava, sì, scusa, ci Fabio, sono i messaggi per Alessia? C'è un messaggio da parte di Luca, si sospetta sia appunto il fidanzato. Luca che scrive: Ale, gas aperto e via. Grande. Dalla redazione è tutto, a voi in studio. Grazie. Prego. Guarda, scusa Alessia, stai qui perché volevo farti una domanda. Ti piace questa maglietta? Bellissima. Grazie, hai fatto bene a dire bellissima, perché questa maglietta è offerta da Emporio 90. Vai con il logo. Emporio 90, ecco qua, sentite questa musica underground, perché Emporio 90 è questo bellissimo negozio a Viserba, abbigliamento uomo e donna. Vuoi vestire figo come il presentatore, oppure vuoi cercare l'abbigliamento giusto per la tua festa di Capodanno? Ma vai ad Emporio 90 figo. Tra poco due modelli di fama internazionale, i soliti, ecco, guarda lì. Pensa, sono ancora lì, hanno fatto delle sagome in cartongesso. Emporio 90, vi ha dato 90 a Viserba. Andate all'Emporio 90, dite che vi manda Fabio e vi faranno uno sconto del 90%. Pensate un po'. Sull'ingresso. Un applauso all'Emporio 90. Sull'ingresso dentro al negozio. Io sono andato all'Emporio 90, ho detto che mi mandava Fabio e mi è andato dietro con un badile. E se non ero svelto a imbucare la porta, no, me lo sbattevano nel coppetto. Gianni, forse era un altro Fabio. Però sì. Il badile le hanno poi dato. Grazie. Ciao. grazie. Allora,
Dopo aver ascoltato i cantanti con le canzoni che si sono preparati a casa nella loro cameretta, sotto la doccia o quant'altro, è arrivato il momento sicuramente più divertente della serata, il momento della canzone a sorpresa! Allora, vi do già qualche indizio. Oggi è il 23 dicembre, siamo in diretta, sono le 22.12 e chiaramente è una canzone a tema natalizio. Allora, chi inizia? La nostra Alessandra. Allora Alessandra, vado già ad anticiparti che è una canzone in inglese. No. In inglese. Inizia per jingle e finisce in bell. No. Jingle bell. Però è un jingle bell rock. Ok? Perfetto, vai tranquilla, vai con, tiriamo la nostra solita tendina, la tendina del karaoke. Fra poco partirà, eccola qua, vedi la tendina. Questa è Alessandra e alla tua sinistra, destra, insomma dipende come ti metti, partirà la base. Senti come swing. Vai! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell round, going and going and explosion and fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell time and jungle, dancing, praising jingle bell in the frosty hair. What's a break time? Here's the right time to rock the night away. The cat is on the table. Jingle bell time is nearly time to go blitz on our horse's line. Brava Alessandra! Brava Alessandra, stoppiamo la slitta. Senti che eco, senti che eco. Allora guarda, è arrivato un messaggio proprio da parte di Babbo Natale che dice jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Okay. Brava, brava Tonight Alessandra. Into the night, sono curioso invece di sentire la voce più sensuale maschile della serata, anche perché è l'unica. Se, ecco, se ti non spaccare. Vabbè, c'è anche lì. Me la gioco. Vai tranquillo Settimio, sei a posto? Sì. Vuoi qualcosa da bere? No, già fatto. Guarda, intanto è arrivato un messaggio da parte dei tuoi amici, sono l'antipasto ancora, quindi sì, ma immaginavo, ho dei gran ritardatari. Fai in tempo, li puoi raggiungere. Vai con la base, tiriamo la tendina. Questo è Settimio e questa è la base. Vai, jingle bellami. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, the wind and blowing the bashes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing jingle bell square in the frosty air. What a bright time, come fa? What? It's the right time to rock the night away. Where are you from? Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle lord, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in jingling feet. That's the jingle bell rock. Settimio Rizzo! Oh, bravo Settimio. Grazie. Guarda, anche per te è arrivato un messaggio che dice open the window. Tra l'altro avete vinto con buono la Wall Street Institute tutti quanti. È rimasta la nostra Alessia Mazzoni. Alessia, tu che hai studiato lingue, che lingue hai fatto a scuola? Il tedesco, benissimo, sì. È la lingua giusta. Tiriamo la nostra tendina, facciamo partire la slitta per la nostra Alessia. Vai Alessia, sentiamo come mi tiri questa slitta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and a jingle bell ring, the wind blowing the bushes of fun. Now the jingle bell has begun. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell stream and a jingle bell time, dancing and prancing a jingle bell square in the frosty hay. What the right time is the right time. Where? What? Aiuto. Open the window. In the
horse and sleigh. Brava Alessia! Brava Alessia! Non ho capito bene l'ultima frase. Non ho capito se era do you like fish and chips oppure va bene. Grazie, grazie, questi sono i nostri cantanti. Io avevo capito... Gianni Libra, ci sono messaggi dopo questa capito... esibizione? Noi avevamo capito anche che finiva con Jingle Bell Tonight into the Night. And the rock and roll, sì, and the rock and roll. Se c'è un messaggio, uno che ha scritto Fabio stai calmo, questo è il nostro Stefano che ce lo scrive. E un altro è Ale mi hai emozionato, tua cugina Moni. Bisogna capire se Ale Alessandro o Ale Alessia. Penso di capire se è Alessandra. Sì, ah, Ale. Tua cugina Monica, Monica. Ciao, ciao Monica. Un messaggio a testa, ve li spartite. E invece non... per il nostro Settimio. Settimio c'è cioè un premio, un aspirapolvere per Settimio. Blu. No, è arrivato un messaggio da parte dei suoi amici. L'antipasto l'hanno già finito, come anche la cassa di vino che avevano a disposizione. Adesso ne hanno ordinato un'altra damigiana e quindi ti aspettano carichi e volenterosi. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Vedo intanto che la nostra giuria alle nostre spalle è lì che sta parlottando, sta scrivendo, stanno cercando così di fare una personale. Ecco, vedete, stiamo proprio. Ecco, questa è la nostra. Possiamo rinquadrare la giuria? Mettiamo anche un sottofondo patetico. Ecco, fate finta di non essere inquadrati, fate finta scrivendo. Di parlottare. Vedete? Questa è la nostra giuria, vedete come fanno? Mia. Solitamente non facciamo vedere queste scene, ma invece guardateli. Mario osserva, Mario copia, Elisabetta parlotta. Questi siamo noi. Sembra che stiano queste sono l'esame, scene l'esame di mai viste. Scene mai viste. Siamo molto emozionati. Lucia è indecisa se dire A, B o C. Mario invece sta facendo le parole crociate. Elisabetta invece già la dichiarazione dei redditi. Riprendiamo la linea qua nel nostro studio. Sono rimasti ancora pochi istanti per votare i nostri cantanti via SMS. Alessandra Camagni il codice 1, Settimio Rizzo il codice 2, Alessia Mazzoni il codice 3. Avete ancora pochissimo, siamo in diretta, sono le 22:19. Intanto 22:20 per la precisione. Cosa, scusa? 22:20, a me. Perché, ecco, mi è scattato anche a me adesso in questo istante il 20. Quindi abbiamo 5 secondi per votare ancora. Esatto. 5, 4, 3, 2, 1. Stop al televoto. Parte la botta. Eccolo qua. Da questo momento tutti gli SMS che sono arrivati saranno conteggiati dal nostro Stefano e i due cantanti che avranno ricevuto più voti saranno scelti uno dei due sarà scelto dalla nostra giuria. Ma io passo la palla già alla nostra giuria perché forse sono già pronti per decretare chi sarà il primo concorrente a passare il turno. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata del primo girone. Da martedì prossimo rincontreremo i cantanti che sono passati nelle puntate precedenti. Allora, giuria, ci siete? Yes. Allora, lo ricordo a voi, lo ricordo ai nostri amici da casa che avete un gettone da 10 a 30, 30 da spendere per ogni cantante, ok? Quindi se spendete un gettone per un cantante, chiaramente non potete spenderlo per un altro. Ogni gettone verrà assegnato dando un commento, una motivazione. Allora partiamo, chi inizia? Inizia Elisabetta e la prima cantante ad essere giudicata sarà Alessandra Camagni. Elisabetta. Allora Alessandra, io ti do... Ciao Alessandra. Ciao. Ti do 10. Onestamente la motivazione non pensavo di doverla dire, quindi non me la sono preparata. Se la vuoi pensare, arriviamo dopo. Esatto, arrivate dopo. Va bene, va bene, va bene. Allora passiamo la palla a Lucia. Lucia. Allora Alessandra, io ho deciso di darti 20 perché comunque la difficoltà della tua canzone era abbastanza alta perché Laura Pausini è Laura Pausini, quindi sei stata anche brava tu e coraggiosa soprattutto a proporre questa canzone e eri emozionata, questo un po' ti ha penalizzato, però tutto sommato e poi mi sei piaciuta anche sinceramente nella canzone a sorpresa, quindi per te il 20 secondo me. Grazie Lucia, rimane Mario. Ciao Alessandra. Ciao. Allora, anche per me è un 20 perché mi sei piaciuta nella prima canzone e anche nella seconda, però ho sentito qualche incertezza in entrambe le esibizioni. Quindi direi che 20 penso sia insomma il gettone più giusto per te. Grazie. Prego. Grazie Mario, abbiamo completato le votazioni per Alessandra. Grazie Alessandra.
Concorrente numero 2, Settimio Rizzo. Riparte Elisabetta. Ciao Settimio. Allora, per Settimio ho un 20, perché comunque ritengo che sia stato un pochino sfortunato, anche alla luce di quello che hai detto tu riguardo al commento che hai fatto, per il fatto che non ti sentivi bene nella base. Vado un po' sulla fiducia, ecco, ritengo che meriti fiducia, quindi ti do 20. 20 punti per Settimio. Lucia. Si può dare 15? Purtroppo non è previsto nel regolamento. No, magari certo. Quest'altro anno, dai. Quest'altro anno. No, anch'io do 20 a Settimio, sempre sulla fiducia, perché comunque mi sei piaciuto e tra l'altro anche nella canzone a sorpresa sei quello che l'ha tenuta meglio, insomma, quello almeno l'ha tenuta più a lungo. E niente, sei stato penalizzato, sono d'accordo con Elisabetta, per quello che comunque dicevi anche tu sulla base, forse non la sentivi bene, e poi però rimango del parere che nelle parti alte della canzone, dove la canzone insomma si doveva esprimere al meglio, lì hai perso un po' il controllo, però secondo me 20 per te va bene. Grazie Lucia. Mario. Ciao Settimio, io purtroppo devo darti un 10, nel senso che dei tre il gettone più basso, perché delle tre esibizioni, cioè dei tre concorrenti, è quello che mi ha convinto un po' meno. E detto questo, nel senso che sei stato bravo, mi sei piaciuto, ma non mi sei arrivato quanto le altre due concorrenti. Mi spiace. Grazie Mario. Rimane l'ultima concorrente ad essere giudicata, è Alessia Mazzoni. Allora, io per Alessia ho rimasto il 30, quindi ti do 30, perché mi piace molto il tuo timbro di voce, mi piace come ti presenti. Niente, mi piace, quindi ti do 30. Grazie Elisabetta. Lucia. Sono d'accordo con Elisabetta, anch'io do un 30 ad Alessia, perché mi è piaciuta molto, e per le motivazioni che ho espresso prima, secondo me è quella che questa sera ha messo il tocco più personale nelle sue interpretazioni, quindi 30. Mario. Ciao Alessia, anche per me un 30. E, sì, diciamo che l'originalità del timbro di voce mi è piaciuta, anche il fatto di aver fatto tua la prima canzone e anche la seconda, insomma, mi ha convinto. E, quindi, che succede? Okay. No, vai avanti, per avanti Mario. Okay. E, niente, quindi confermo il 30. Grazie. Allora, la nostra, a questo punto la classifica è quasi delineata, il nostro Stefano farà la somma, c'è Massimiliano che sta andando, Massimiliano Stacchini, il nostro direttore, sta controllando tutto quanto. Intanto stanno arrivando le statistiche degli sms, non vado a svelare ancora niente, perché chiaramente nel caso uno dei due cantanti ad avere ricevuto più sms sia il cantante scelto dalla nostra giuria, chiaramente si passerà al concorrente nella classifica subito dopo. Allora, vedo che c'è ancora del parlottio nella giuria. Scusa Fabio, posso fare una piccola parentesi? Vai, se avete dei messaggi che dovete approfittare. I messaggi sono arrivati, c'è scritto Alberto Manzolini che si fa gli auguri di Buon Natale e ci fa i complimenti per la trasmissione. E i complimenti li faccio a tutti voi che ci seguite da casa, che ci seguite sia su Icaro TV che sul nostro sito streaming, che seguite Strafactor con tanto amore, con tanta gioia. Un applauso va fatto a tutti i cantanti che hanno partecipato a questa edizione e a quelli che continueranno la gara, e va a loro il nostro auguri di Buon Natale, felice anno nuovo. Ci stanno seguendo anche da Cesena, salutiamo la famiglia Marigotti di Cesena. Salutiamo, saluto anche la famiglia di Blasio a casa mia. Gianni, stasera hai uno sguardo veramente incredibile, guarda questi occhi strizzati. E soprattutto non scordatevi, tra un'oretta circa rimanete sintonizzati su Icaro TV canale 91, perché va in onda la puntata di Romagna's Got Talent. Grazie per queste marchette gratuite. Ripasso la palla alla nostra giuria. Invece, ci siete giurati? Sì, ci siamo.
Allora siamo forti in matematica. Ho combinato, ci siamo persi. Non sono mai stata brava in matematica. Purtroppo questa sera ti è sfuggito un gettone. Mi è sfuggito, esatto, un gettone. Mi sono confusa. Avevo detto 15, invece poi ho detto 20. Invece dovevo dire 10 per Settimio. E mi dispiace, ho fatto male i conti. E per cui mi correggo, Settimio per me 10 e non 20. Guarda, Lucia, non ti preoccupare, io in matematica ero un drago. Pensa, in 5 anni di liceo non ho mai preso un 6. Bene, ma non che prendessi 8, prendevo sotto. Bene, allora comunque il nostro Stefano intanto ha già segnato quello che era il punteggio reale. Allora andiamo a conoscere i totali, andiamo a scoprire chi è il primo cantante a passare il turno. Allora facciamo partire la grafica con quella che sarà la classifica dei cantanti. Allora, ecco qua la classifica. Intanto vediamo qua Arianna, la mia sinistra, sta ancora mandando sms. Ti ricordo che il televoto è terminato, Arianna. Allora, al terzo posto con 40 punti abbiamo Settimio Rizzo. Facciamo un applauso a Settimio. Settimio. Poi al secondo posto, secondo gradino del podio con 50 punti, Alessandra Camagni. E quindi passa al turno come concorrente scelta dalla giuria Alessia Mazzoni. Alessia, vuoi, vieni pure qua al microfono se vuoi così fare un commento a questa vittoria. Quindi sei stata ripescata stasera, quindi è stato decretato il passaggio al secondo turno. Sei contenta? Contentissima, sì. Guarda, sei così contenta, sai che è un'ora di macchina per dare a Luca. Esatto. Sei contentissima. Grazie Alessia. Invece per andiamo a scoprire invece chi sono i due cantanti che hanno ricevuto più sms. Allora lo vado subito a scoprire qua nel mio video wall. Allora andiamo a scoprire. Alessia, Arianna, non andare a fare le spiate. Allora ecco qua. Allora abbiamo il 40%, la cantante che ha ricevuto più sms è Alessandra, ok? Poi quindi a questo punto si vanno a decretare il passaggio o Alessandra e o Settimio. Allora venite qua al microfono perché alla giuria spetta il compito di scegliere tra voi due chi passerà il turno. Quindi in questo caso la giuria non esprimerà un commento ma semplicemente dirà un nome, o Settimio o Alessandra. Allora si stanno confrontando. Comunque Alessandra, tu sei stata la cantante che ha ricevuto più sms in assoluto. Allora ci sono, vediamo se la nostra giuria è pronta. Sì, ci siamo. Allora chi inizia dei tre? Sentiamo il nostro Stefano Bersani, sta coccolando la nostra giuria amorevolmente, direi. Allora chi inizia come nome? Inizia Elisabetta? Sì. Inizia Elisabetta. Allora Elisabetta, basta che tu dici o Alessandra o Settimio. Settimio. Settimio Rizzo, un punto. Passo la palla invece a Lucia. Alessandra. 1-1. Mario, a te l'arduo compito di scegliere tra Settimio o Alessandra. Beh, per coerenza, Alessandra. E allora con 2-1, Alessandra passa il turno con gli sms, ma io farò un grande applauso anche a Settimio. Settimio, vieni qua vicino a me, vieni qua. Allora Settimio, per te c'è il gioco in scatola di Strafactor. Grazie Settimio. Guarda, ti lascio la parola, cosa vuoi dire a casa, guarda? No, stai arrivando, ti do la tua fame. Hai fame, allora. Grazie. C'è anche Settimio. Il libretto delle istruzioni dell'aspirapolvere, ricordiamo. Che hai vinto questa sera. Grazie Gianni, grazie Diblon, grazie speciale grazie alla nostra giuria, Mario, Lucia e Elisabetta. Noi vi facciamo tantissimi auguri di Buon Natale, questa è la puntata natalizia di Strafactor. Vi diamo appuntamento martedì 30 dicembre con la prima puntata del secondo girone. Direi ci siamo, un grazie ai nostri registi Samuele, Marco, Alberto e Marco Ielpo che ci sta seguendo da casa, Paolo, Gianmarco alla telecamera, veramente siano in tantissime le persone Bersani, che lavorano, Stefano Bersani alla redazione, Lovacca al Gianluca Bartolini le fotografie, Massimiliano Stacchini, un grazie davvero di cuore a tutti quanti, un grande in bocca al lupo, un buon Natale. A martedì 30 dicembre. Buon ciao a tutti. Ciao a tutti.
e canto una canzone chiuso dentro un garage, la suono e la ricanto fino a quando mi va, e credo proprio che non sia finita così, spengo poi riaccendo quel lettore CD, quel lettore CD. La luce che soffusa, il ritmo tira nel blues, è una chitarra un po' scordata, suona